Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu. Nel mio gameplay walkthrough che sto facendo, abbiamo appena iniziato e abbiamo scelto Squirtle come starter. E vi faccio vedere che tra una puntata e l'altra ho giusto allenato un po' il mio PJ. Sono entrato nel Bosco Smeraldo giusto per allenarlo più velocemente e infatti l'ho portato, in men che non si dica, a livello 8 con il mio Squirtle. Nel frattempo nel Bosco Smeraldo ho anche incontrato un Pokémon raro, Pikachu, e quindi l'ho catturato. Detto ciò, comunque non penso userò Pikachu al momento, anche perché come Pokémon di tipo elettro magari prenderò qualcun altro più avanti. Quindi, detto ciò, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo questa serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Blu e qual è stata la vostra esperienza da bambini, specialmente in questa parte del Bosco Smeraldo che da bambini potrebbe essere anche stata ostica, me ne rendo conto, anche se ormai da adulti la consideriamo una cavolata, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Rattata è piccolo, ma il suo morso è terribile. Ne hai già preso uno? Sì, ce l'ho uno in squadra. Pensi di andare a Bosco Smeraldo? Sì, prudente. È un autentico labirinto. Ok. Eccoci qui nel Bosco Smeraldo. L'autentico labirinto. Sono qui con alcuni amici. Stanno lottando con i Pokémon. Ok, questo ci introduce al fatto che potrebbero esserci dei Pokémon, degli allenatori Pokémon in giro. Qui, nel remake, ci dovrebbe essere uno strumento invisibile. E infatti, eccolo qua. Un bel antidoto, che fa sempre comodo. Allora, di qua c'è uno strumento? Nope. Qui sopra però dovrebbe esserci, no? Da quello che ricordo. Eccolo qui. Pokéball, ottimo. Io sono andato anche a ricomprare 5 Pokéball perché le avevo finite. E potremo catturare quindi Caterpie e Weedle. Gli unici due Pokémon coleottero che possiamo trovare in questo bosco. Pieno di Pokémon coleottero in teoria. Accidenti, non ho più Pokéball per prendere Pokémon. Dovreste averne sempre alcune di scorta. Esatto. Qui però non c'è nulla. Invece nel remake lì c'era un altro oggetto. Andiamo a sfidare questo primo allenatore, Pigliamosche. Ehi, anche tu hai dei Pokémon. Dai, lottiamo! Tra l'altro il mio personaggio non si gira nemmeno verso di lui. Pigliamosche vuole lottare. Ma non ha... Ah, non hanno i nomi! Nella prima generazione. Gli allenatori non hanno i nomi, è solamente Pigliamosche. No, che brutto. Tra l'altro questo Pidgey ho visto che ha un attacco bassissimo. Cioè, l'attacco è la skill che ha più bassa. È veloce, ma non ha attacco. Lui adesso ci avvelenerà, immagino. Oh, invece no, che culo. Ok. Weedle esausto, 66 punti per Pidgey, che sarà a livello 9. Ottimo. Caterpie, sì, mandiamo Squirtle. Dobbiamo allenare anche lui, eh. Quindi mandiamo il nostro Squirtle. Vi ricordo nel frattempo che io non voglio velocizzare durante questo gameplay. Voglio lasciare che il gioco abbia il ritmo che deve avere. E per anche viverlo un po' come dovrebbe essere vissuto, non con cheat, velocizzazioni e tutte queste cose qui che sono parte ovviamente dell'emulatore. Vediamolo come andrebbe vissuto normalmente, come se stessimo giocando comprato su Nintendo 3DS adesso con la Virtual Machine. Perché ho usato colpo coda? Mannaggia me. Volevo andare su azione. Vai, azione. Che è tra l'altro il modo con cui ho giocato per esempio Cristallo. Non l'avevo mai giocato Pokémon Cristallo e l'ho giocato... Caterpie non può perdere, l'hai detto davvero? Vabbè. L'ho giocato appunto Pokémon Cristallo su Nintendo 3DS per la prima volta, grazie alla Virtual Machine. Ehi, un allenatore di Pokémon non può svignarsela. Ma cosa sei, Gollum? Te la svignavi? Eccolo qua, un altro Pigliamosche senza nome. Che manda in campo un Weedle. Noi abbiamo però un PJ. Vai, Raffica. Ah, tra l'altro Raffica non è super efficace perché è di tipo normale in prima generazione. No, me l'ha avvelenato. Mannaggia lui. Ecco perché non fa danno, non fa così tanto danno. È normale l'attacco. L'attacco Raffica, se non ricordo male, eh. Eh sì, guarda, è di tipo normale. Che scammata. Ma forse non esiste nemmeno il tipo volante? No, beh, non credo. Cioè, esisterà, immagino. Allora, Raffica, su Kakuna. Infatti, guardate che poco danno gli facciamo. Però il fatto che il veleno abbia effetto non è una buona cosa, eh. Allora, mandiamo in campo Squirtle.
Tra l'altro questi Pokémon qui come Kakuna e Metapod sono ottimi per allenare eventualmente Pikachu, per dire, che con tuono shock li tira giù. Bolla dovrebbe essere speciale come attacco. Vediamo, sì, fa sempre lo stesso danno, quindi è super efficace, è speciale. Perché lui si aumenta la difesa, ma noi lo colpiamo sulla difesa speciale. Vai, bolla. Brutto colpo, ecco, quando non serviva arriva il brutto colpo. Pidgey a livello 10, ottimo. Vedete? Vabbè, l'attacco ora si è un po' ripreso, dai, perlomeno. È un Pokémon estremamente equilibrato. Un po' più veloce, ma poi attacco e difesa speciali, tutto uguale. Squirtle a livello 9, ottimo. Un altro Weedle. Lasciamo Squirtle. Usiamo bolla. Dovrebbe fargli abbastanza male. Ma nemmeno tanto, a dire la verità. Ok, mille bave. Vai con bolla. Non avvelenarmelo, per favore. Grazie. Ho forte questo Weedle comunque, eh? Cioè, livello 7. E niente, mi ha avvelenato anche Squirtle. Vai, bolla. Forza, forza, forza. Mille bave. Ma tanto sono già più lento di te, Weedle. Ok. E abbiamo battuto anche questo Weedle e il pigliamosche. Non ho più Pokémon per lottare. E questo lo vedo. Allora, a questo punto io torno al centro Pokémon, mi curo e torno qui tagliando il video. Rieccoci qui. Ho curato i miei Pokémon. Vediamo cosa c'è da questa parte. Un bel niente, ok. Allora andiamo a prenderci questo antidoto. Qui avremmo potuto tagliare, vero? Sì. Avremmo potuto tagliare tutto. Però la geografia di questo bosco è diversa rispetto a quella che abbiamo nel remake. C'è questa parte qui superiore che non serve letteralmente a nulla se non a farti perdere. O a skippare un po' di erba alta. Vediamo chi esce nell'erba alta. Un Metapod, non è di mio interesse catturare Metapod, perché vorrei prendere direttamente Caterpie, per poi farlo evolvere in Metapod. Anche perché poi allenare Metapod che è solo rafforzatore diventa una cosa un po' tediosa, quindi questo semplicemente lo batto perché mi dà un po' di punti esperienza in più, essendo Metapod, quindi 41 punti esperienza, però non mi interessa particolarmente. Qui ci sarebbe stato un allenatore nel remake. Quello che aveva Metapod e Kakuna, se non sbaglio. Ok, qui abbiamo uno strumento però da prendere. Pozione, ottimo. E siamo quasi alla fine del Bosco Smeraldo, in realtà. Consigli utili. Non rubare i Pokémon di altri allenatori. Catturane solo di selvatici. Va bene. Cazzato, il cartello. Ehi, aspetta. Cos'è questa fretta? Sto per uscire dal Bosco Smeraldo, vedi te. Eccolo il pigliamosche senza nome che manda un Weedle al livello 9. Alla faccia, eh? Andiamo con Raffika. Sì, il fatto che non sia di tipo volante Raffika in prima generazione è una delle cavolate incredibili che aveva questo tipo di gioco. Ok, me l'ha avvelenato al primo colpo questa volta, eh? Al primo colpo mi ha avvelenato PJ. Eccolo che arriva il simbolo del veleno, che è tipo il simbolo della morte totale. Un po' di cattivo gusto. Vabbè, allora dai. Scherzi a parte. Pidgey non sale di livello. Ok, strano. Mi arrendo, sei proprio forte. Va bene, grazie. Andiamo avanti nel Bosco Smeraldo e siamo praticamente alla fine. Ultimo Pokémon selvatico, molto probabilmente, un altro Metapod. Un altro bel Metapod che avrò ucciso dal mio Pidgey. Raffika. Guardate che bel danno che gli fa, eh. Vabbè, è anche un Pokémon 6 livelli avanti, voglio dire. Addio Metapod. Olè, livello 11 per il nostro PG. Lo alleno un po' adesso perché poi nella palestra di Plumbeopoli ovviamente non verrà usato. State lasciando il Bosco Smeraldo. Prossima città, Plumbeopoli. E andiamoci allora. Salve. Ma scusa, ti ho parlato e tu ti giri dall'altra parte. Vabbè. Hai visto gli alberelli al lato della strada? Con una mossa speciale i Pokémon possono tagliarli. Con taglio, ovviamente. Molti Pokémon vivono solo in boschi e grotte. Devi guardare ovunque per catturarne di tutti i tipi. Infatti non siamo riusciti a catturare
Caterpie e Weedle nel Porto Smeraldo, anzi non li abbiamo proprio incontrati, non è che non siamo riusciti a catturarle. Non li abbiamo minimamente incontrate. Consigli utili. Tutti i Pokémon impegnati in una lotta, seppur breve, crescono di esperienza. Ok. Entriamo subito al centro Pokémon, così magari Pidgey non ci schiatta. Eccoci qui, curiamoci. Cura più lenta nel mondo. Grazie. Ed ora mettiamoci davanti il nostro Squidow. Eccoci qui, salve. Ah, qui tu sei un Jigglypuff con lo spread di un Clefairy, però. Ok. Che canta. Wow! Quando Jigglypuff canta, i Pokémon si addormentano. Anch'io, Ronf, Ronf. Ok. Salve, gentiluomo. Cosa? Team Rocket è a Monteluna? Sono al telefono? Vattene! Vabbè, ok. Cazzato, eh? Arrabbiato sto tipo. Dai, esploriamo un po' Plumbeopoli. Non ci sono tanti allenatori di Pokémon seri qui. Tutti come quei pigliamosche. Si salva solo Brock della palestra di Plumbeopoli. E dove dobbiamo andare noi, tra l'altro? Vediamo qui dentro chi c'è. Salve. Psst, sai cosa faccio? Esatto, è un lavoro duro. No, ma aspetta, non sapevo cosa facevi. Secondo, spruzzo il repellente per tenere lontano i Pokémon dal mio giardino. Bravo. Cosa c'è nel tuo giardino però di cartello? A Plumbeopoli, città grigia come il piombo. Beh, effettivamente sul Game Boy. Questo qui è il primo Game Boy. I colori non è che si notino poi più di tanto, eh. Sarà più facile catturare i Pokémon quando sono feriti o addormentati. Ma non è sempre sicuro, ovviamente. I Pokémon imparano nuove tecniche crescendo. Alcune, però, dovrà insegnarle l'allenatore. Va bene. Ci danno un po' di consigli utili questi tizi. Questo è il centro Pokémon, l'abbiamo già visitato. Andiamo avanti. Andiamo di qui. Salve. Sei già stato al museo? No. No? Devi andarci assolutamente. Ok, e mi ci porta lui con la forza, praticamente. Tutto glitchato mentre cammina. È proprio qui. Si paga per entrare, ma ne vale la pena. Ciao! Sì, vai via, cammina via. Ciao! A questo punto direi di entrare al Museo della Scienza di Plumbeopoli. Dai, buttiamo via questi soldi, facciamolo una volta, poi basta, ovviamente. I bambini pagano 50 poche dollari. Così tanto? Vabbè, entriamo. 50 poche dollari per vedere cosa, tra l'altro, non si sa bene. Vabbè. Questo fossile è magnifico. Ah, questo è Aerodactyl, dai, bellino. Fossile Aerodactyl, un raro Pokémon primitivo. Posso vedere anche questo qui? Questa Kabutops. Dai, carino perlomeno. Fossile Kabutops, un raro Pokémon primitivo. Non penso che però me li faccia vedere anche sul Pokédex, no? Meteorite caduto sul Monte Luna. Pietra lunare? Perché tra parentesi, scusa. 20 luglio 1969. Il primo uomo sulla Luna. Mi sono comprato una TV a colori per guardarlo. Va bene. Pietra lunare? Cosa c'è di tanto speciale? Fa evolvere certi tipi di Pokémon. Ora c'è una mostra sullo spazio. Lo vedo? Voglio un Pikachu. È così carino. Ho chiesto a papà di prenderne uno. Ah, io ce l'ho in squadra, mi spiace per te. Sì, promesso. Avrai il tuo Pikachu. Sì, il padre è totalmente incazzato, sicuro. Space Shuttle Columbia. Tra l'altro, questo Space Shuttle Columbia. Potrebbe essere collegato poi a quello di terza generazione usato per andare a prendere Deoxys. Spossible. Qua non so dove possa essere l'eventuale strumento invisibile. Proviamo a fare così su questi, ma non penso. Qui nel remake c'era una Pokéball invisibile, se non sbaglio. Vediamo se la trovo facendo così. Però no, non sembra. No, beh, dai, andiamo via. Non voglio perdere troppo tempo qui. Abbiamo quindi esplorato anche il museo della scienza di Plumbeopoli. Direi di continuare a esplorare la città. Salve. Oddio, che Pokémon è quello? Nidoran, cuccia. Ah, è un Nidoran questo? Scusa. Cos'è un mostro, no? Un Nidoran.
Questo è un Pokémon acquisito ed è difficile da trattare. Acquisito, cioè sarebbe scambiato. Acquisito è un Pokémon scambiato con un altro giocatore, ok, ce lo spiegava lui. Bastava dire scambiato comunque. Cresce in fretta, ma a volte ignora gli allenatori inesperti. Se solo avessimo delle medaglie, sì, ovviamente le medaglie aiutano a tenere sotto controllo i Pokémon più di livello più alto, ed è un meccanismo fatto per evitare che la gente si scambiasse tipo Pokémon al 100 all'inizio del gioco e tirasse dritto come se niente fosse. Sono stati rubati i fossili Pokémon dal Monte Runa. Chi ne ha notizia chiami la polizia di Plumbeopoli. Ah, ecco qua, rubati i Pokémon. Qui non possiamo passare. Sei un allenatore, vero? Brock sta cercando nuovi sfidanti, vieni. Un altro che ci porta forza, cioè Plumbeopoli non è la città grigia come il piombo, è la città in cui la gente prende i bambini e li porta forza dove vuole che vadano. Guarda, incazzato. Se hai la stoffa, allora vai a sfidare Brock. Sì, lo farò, ma stai calmo, per favore. Allora, salve. Pare che Clefairy venga dalla luna, come caparezza. È apparso qualche... quando la pietra lunare è caduta su Monte Luna. Ok. Clefairy lo cattureremo, immagino, prima o poi. Cercherò perlomeno di catturarlo. Allora, entriamo nel Pokémon Market, che mi sa che è l'ultima cosa che ci resta da visitare. Salve. Un vecchio losco mi ha venduto questo strano pesce Pokémon. È debolissimo ed è costato 500 Pokédollari. Capita di essere fregati. Addestrando bene tutti i Pokémon, anche i più deboli, otterrai buoni risultati. Tra l'altro è carino che te lo mettano questo NPC, che ci dice questa cosa qui, di fianco a quello che si lamenta per Magikarp. Perché ovviamente sappiamo che addestrando Magikarp, che è il Pokémon più debole in assoluto, in Pokémon Rosso Fuoco, si ottiene uno dei Pokémon più forti, che è Gyarados. Salve, posso essere d'aiuto? Sì, vediamo un po' cosa vende lui. Vende Fune di Fuga, che non dovrebbe essere male da prendere nel Monte Luna. Sveglia relativamente. Antiscottatura per adesso è completamente inutile. Antiparalisi può essere utile, anche se non avendo l'abilità Paras non ci può fare Spargispore, quindi molte paralisi non ce le beccheremo. L'antidoto ormai non ci servirà quasi più. E Fune di Fuga, ho detto, può essere utile. Però per adesso niente da fare. Beh, ragazzi, non ci resta altro che andare a battere la palestra di Brock. Ormai è tempo. Vediamo se riusciamo a batterla con un Squirtle così basso di livello, però, voglio vedere cosa succede. Perché Squirtle è davvero basso di livello in questo momento. Salve, tu sei Guido, vero? Ehi, hai tutte le carte in regola per diventare un campione Pokémon. Ma cosa ne sai tu, scusami? Non sono un allenatore, ma so come aiutarti a vincere. Ti porterò ai massimi livelli. Sì, no. Ci sarebbe una domanda, scusami. Sì. Tutto ok? Allora via. Il primo Pokémon a scendere in campo è il primo della lista Pokémon. Ah, ci dai questo incredibile consiglio che nessuno avrà mai capito arrivato a questo punto del gioco, no? Cambiando l'ordine dei Pokémon, la lotta può essere più facile. Grazie. Grazie per questo consiglio inutile. Vai, primo allenatore della palestra di Brock. Primo e unico. Alto là, Muccioso, dove vai? Ci vorranno anni luce prima che tu possa competere con Brock. Sì, questa è la famosa traduzione sbagliata, o non so se l'abbiano fatto sbagliato anche direttamente nell'originale, in cui usano anni luce come misura, unità di misura del tempo, quando l'anno luce è un'unità di misura della distanza. Vai, allenatore junior, che non ha un nome. Chiamano in campo Diglett, a livello 11. Noi siamo il nostro Squirtle. Allora, facciamo così, la bolla la mettiamo come prima, ok? Ok, Graffio non dovrebbe farci troppo. Mentre noi con bolla, vediamo, super efficace. Sì. E gli caliamo la velocità, ottimo. Luce usa di nuovo Graffio. Noi in caso abbiamo una pozione, però dovremmo colpire per primi ora con due drop alla velocità, esatto. Vai, fallisci, per favore, no, non fallisce. E noi usiamo un'altra bolla. Questo potrebbe garantirci livello 10 magari. Sì, ottimo. Livello 10 per Squirtle. Attacco 18, difesa 19. Velocità un po' bassa e speciale un po' basso. Sandshrew, lasciamo Squirtle. No, allora io lascio Squirtle. E andiamo di nuovo con bolla. Siamo più veloci questa volta di Sandshrew. Lui usa Turbo Sabbia. Ci diminuisce la precisione. Male questa cosa, eh. Infatti iniziamo a fallire. Mannaggia lui. No, dai, due Turbo Sabbia però è da stronzi.
infatti non attaccheremo mai più. Tre turbo sabbia. Ok, facciamo un ultimo tentativo con bolla, poi sostituiamo Squirtle perché è impossibile. Pokémon, mandiamo PJ. No, è impossibile altrimenti. Con tre turbo sabbia cosa vuoi fare, scusami? Raffica. Facciamogli male. Ah, brutto colpo. Questo è un brutto colpo. Eccolo che parte di nuovo con turbo sabbia, ma non possiamo ripagarlo con la stessa moneta? Ecco. Prendi. E lui però colpisce ovviamente, no? Lui con un turbo sabbia colpisce, noi con un turbo sabbia falliamo. Lui colpisce due volte, noi falliamo. Noi falliamo due volte, lui continua a colpire. Ok, questa è mafia Pokémon, ragazzi. Questa è mafia Pokémon totale. Guarda, lui con tutto il turbo sabbia ha colpito in continuazione. E niente, tocca mandare un sacrificio. Mandiamo Rattata come sacrificio e curiamoci. Strumento. Usiamo una pozione per curare il nostro Squirtle. Ecco fatto. Guarda che merda sto qui, tra l'altro. Ecco, fai di azione, va. Anzi, fai di colpo coda. Guarda, lui continua con questo dannato turbo sabbia. Guardalo, due volte ce la fa, eh. E infatti iniziamo a fallire immediatamente. Cioè, noi gli abbiamo fatto due drop della precisione, un drop della difesa, anzi due drop della difesa ora, eh. Beh, lui continua a farci turbo sabbia quando potrebbe shottarci con un graffio. Non capisco questa cosa. Shottaci. Vale, così non prende esperienza Rattata e se la prende tutta Squirtle. Vai. Una bella bolla. Graffio, va bene. E noi andiamo poi di azione. Ok, è stata dura battere questo Sandshrew, però siamo ora a livello 11. Abbiamo fatto due livelli grazie a questo allenatore. Uffa! Gli anni luce non indicano il tempo, ma la distanza. Ah, ok, almeno se ne accorge da solo. A questo punto, torniamo velocemente a curarci Pokémon. Non sto qui a tagliare perché è letteralmente due passi dalla palestra al centro Pokémon. E vediamo come ce la caviamo contro Brock. Non è detto che riusciamo a vincere, ragazzi, perché avete visto che siamo in difficoltà anche contro questo allenatore. Però non vorrei andare ad allenarmi troppo i Pokémon, cioè. Volendo non ci vuole niente ad usare la super velocità dell'emulatore per allenarsi Pokémon tipo fino a livello 16 e andare lì a distruggere Brock come se niente fosse, non ci vuole davvero niente. Proviamo invece a batterlo con questi Pokémon completamente underlivellati che abbiamo e vedere cosa succede. Dai, nel caso perdiamo, amen, ci riproveremo. Sono Brock, il capo palestra di Plumbeopoli. Il mio motto è determinazione e difesa di roccia. Ecco perché tutti i miei Pokémon sono del tipo roccia. Vuoi ancora sfidarmi? Bene, allora mostrami ciò che sai fare. Va bene, Brock? Vediamo lo spread di Brock com'è. E dai, perlomeno un po' diverso dagli altri allenatori. Manna capo Geodude a livello 12. Quindi un livello sopra il nostro Squirtle. Andiamo con bolla. Siamo più veloci, ottimo. Ed è super efficace per 4, immagino, sì. Luce usa azione che fa comunque abbastanza male. Però noi il primo Pokémon di Brock lo abbiamo battuto. Brutto colpo quando proprio non ci serve, peccato. Squirtle a livello 12, ottimo. E va su di attacco, essenzialmente, va bene. Onix. Ovviamente non voglio cambiare Pokémon, Squirtle è comunque il nostro Pokémon migliore. Un po' bruttino lo spread di Onix, però posso capire che all'epoca possa far paura. Pazienza usa. Attenzione, dobbiamo mandare qualcuno a prendersi la sua pazienza? Forse no? Perché lo shottiamo con due bolle, ottimo. Perché faccia danno 4 pere. Credo che sia danno 4 pere. Altrimenti non mi spiego il danno così alto. Oppure ha una difesa speciale bassissima. Squirtle al 13, ottimo. E abbiamo battuto Brock, niente, è stato più facile di quello che pensassi. Ti avevo sottovalutato? No, io ti avevo sopravvalutato, Brock, è diverso. Quale premio per la tua vittoria ti conferisco la medaglia Sasso? Vai, la medaglia Sesso, volevo dire Sasso. È una medaglia ufficiale della Lega Pokémon. Chi la possiede rafforzerà i suoi Pokémon. Adesso la tecnica Flash può essere usata sempre. Ok, ricevo anche 1386 pochi dollari. Aspetta, porta questo con te. MT34, 08 tomba, immagino.
Un MT contiene una tecnica che puoi insegnare ad un Pokémon. Puoi usare l'MT una sola volta. Scegli dunque il Pokémon giusto a cui insegnare la nuova tecnica. L'MT-34 contiene... Ah, pazienza, non Rocciotomba. Ok. Il tuo Pokémon incassa prima i colpi, ma poi ne rende il doppio. Per pazienza non è male, però no. Però non insegnerò comunque a un Pokémon... A uno dei miei Pokémon, pazienza, voglio dire. Allora, andiamo a curarci Squirtle. Eccoci qui. Vai, rimettiamo in sesto i Pokémon. Per adesso ne abbiamo 5 Pokémon in squadra, ma effettivi sono 2, cioè sono Squirtle e Pidgey per ora. Non ho intenzione di usare gli altri Pokémon, anche se prendersi un Pikachu all'inizio e portarselo avanti, poi facendolo diventare Raichu, non è male come cosa. Però, boh, come Pokémon tipo Elettro io prenderei Jolteon, sinceramente, perché è fighissimo Jolteon. Allora, che abbiamo davanti? Abbiamo ancora un po' di tempo, quindi direi di provare a battere qualche allenatore qui. Ah, mandiamo Squirtle, mandiamo PJ che deve allenarsi. Vai. Salve. Mi stavi guardando, vero? Beh, certo, se voglio batterti, devo per forza guardarti, no? Eccola qua, Pupa. Anche lei non ha un nome. È semplicemente Pupa. Ok, lotta tra PJ. Chi farà la raffica più forte? Anche perché a questo livello non si conosce nessun altro attacco a parte Turbo Sabbia. Quindi vai PJ, rafficalo tutto. Ok, ecco che arriva Turbo Sabbia, per favore non fallire dai. E niente, fallisce, cioè i miei Pokémon davvero con la precisione non hanno alcun senso. Guarda, basta un Turbo Sabbia per continuare a fallire sempre. Non prenderei, lui fa pure un brutto colpo. Non farà mai più un attacco. Cioè guardate che stronzata. Questa è proprio una cosa infamissima. È bastato un Turbo Sabbia per iniziare a far fallire completamente il mio Pokémon. Cioè, peggio della paralisi la calo di precisione. Guardate, non attaccherà mai più. Mai più. Oh, finalmente. Cioè, ha tipo saltato 6 turni e poi ha fatto un brutto colpo che non serviva a nulla, pigio di merda. Allora, se devo per forza cambiarlo, perché con tutti quei drop alla velocità, alla precisione, volevo dire, non farà mai nulla questo pigio. Vai, bolla. Ok, non fa tantissimo danno in realtà. Penso sia perché sia un attacco speciale e Squirtle ha poco attacco speciale. Ecco, che parte ancora con la sua Turbo Sabbia di merda. Ole, muore. Perfetto, sei basso. Ma perché questo body shaming, scusa? Beh, guardate, io vado a curare i Pokémon velocemente e torno qui. Ci vediamo tra un secondo. Rieccoci qui e andiamo a sfidare questo bulletto. Oppure pigliamosche. Ci siamo già visti a Bosco Smeraldo, sì, è un pigliamosche. Anzi, è pigliamosche, senza un pigliamosche, perché è proprio il loro nome proprio. Vedi, pigliamosche vuole lottare. Che manda in campo Caterpie. Noi andiamo di PJ. Vai, PJ, devi salire un po' di livello, eh. Forza, forza, su. Fa pochissimo danno purtroppo, ma perché raffica non è volante, cioè è proprio una cavolata questa cosa. Cioè, che raffica non sia un attacco volante, è un po' stupido. Dai, tiralo giù, non farlo rimanere un PS, grazie. Pidge al 112 che sale al 12. E impara attacco rapido, che è buono, un attacco in più, anche se di attacchi normali ne ha già abbastanza. Ovvero raffica. Continueremo a usare raffica, no? Vediamo se facciamo più danno con attacco rapido, però. Veleno spina, avvelenato? No. Vediamo quanto danno facciamo con attacco rapido. Più o meno lo stesso, in realtà. Ah, bene, non veniamo avvelenati, dai. Abbiamo passato 2 veleno spina senza essere avvelenati. Ottimo. 111 punti per PJ e lo lasciamo dentro anche con Caterpie. Vai, attacco rapido. Brutto colpo, buono. 1000 bave, va bene. Io continuo a usare attacco rapido, così il drop alla velocità non mi colpirà. Eh sì, continua a dropparmi la velocità, cioè sei un genio, Caterpie. Ok, speriamo che salga al 13. No, peccato.
Battuto ancora. Oh, che ci vuoi fare? Vai, andiamo a battere quest'altro allenatore anche. Ciao, mi piacciono i pantaloncini corti. Sono molto comodi. Va bene, bimbo speciale. Eccolo, questo è un bulletto. Bullo, anzi. Non bulletto, bullo proprio. Ok, Pidge contro Rattata potrebbe vedersela un po' male. Rattata usa attacco rapido, tra l'altro. Rattata ha un bel attacco, Però non dovrebbe avere molta difesa, infatti, se lo prende in quel posto. Tiriamogli attacco rapido. Colpo coda, attacco fallito, ottimo. Un altro attacco rapido, dovrebbe morire. Perfetto. Oh, PG a livello 13, ottimo. Ekans. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Squirtle. Ok, bellino lo sprite di Ekans, tra l'altro. Bolla, vai. Non fa davvero danno, Cioè, Squirtle con... Ma in che senso? Non mi fa... Non mi fa attaccare? È un bug? Questo è un bug, mi sa, ragazzi, Non mi fa attaccare. Posso cambiare Pokémon? Come si chiama? L'effetto di avvolgibotta che hanno cambiato poi perché sembra davvero un bug. Il veleno effetto, va bene. Vediamo ora, perché sembra che sia un bug, cioè che ci sta che l'abbiano cambiato. Perché è davvero orrendo. Avvolgibotta, eccolo che arriva. Ecco, io non posso attaccare. Cioè, se lui mi fa avvolgibotta, io non posso attaccare mai. Cioè, questa cosa non ha alcun senso, Quanti turni dura questa cosa? 5? Vediamo. Siamo a 3. Facciamolo ancora. Facciamolo ancora fino a 5. Ok, dura 5 turni. No, questa cosa è fortissima. Cioè, avvolgibotta. È fortissimo. Devi praticamente sostituire per forza il Pokémon. Non ci posso credere. Io non ci posso credere che abbiano fatto una cosa del genere in prima generazione. Comunque, anche per questa parte dove abbiamo battuto Brock, abbiamo esplorato Plumbeopoli, abbiamo iniziato a completare questo percorso, è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto, al prossimo video!